I lavori sulla fondovalle Sangro sono stati al centro di una riunione svoltasi al Municipio di Castel di Sangro, oltre al Presidente della Provincia dell'Aquila. Angelo Caruso presenti all'incontro l'assessore regionale della Regione Abruzzo Umberto D'Annuntis, il presidente della provincia di Senia Daniele Saia, il sindaco di Gamberale Maurizio Bucci, il sindaco di Sant'Angelo del Pesco Nunziatina Nucci, il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore e i responsabili territoriali dell'ANAS. I temi affrontati nel corso dell'incontro sono stati i disagi causati dai numerosi cantieri stradali, sui viadotti lungo il tratto della statale 652 tra Castel di Sangue e Gamberale. Al traffico pesante sulla provinciale 88 Sangrina, il possibile passaggio temporaneo ad Anas della stessa, il problema del traffico nel centro urbano di Sant'Angelo del Pesco e il punto sui lavori di ammodernamento del tratto di Civita Luparella e Gamberale. Immediata la risposta dell'ANAS sulle problematiche legate ai cantieri stradali. Che con una nota annuncia il termine dei lavori dei due dei quattro cantieri lungo il tratto di riferimento entro dicembre 2024, mentre per i restanti il termine dei lavori è previsto a giugno e ottobre 2025. Abbiamo avvertito la necessità di organizzare questa giornata di interlocuzione qualificata con ANAS Regione Abruzzo, Provincia di Isernia e i sindaci dei territori interessati, ha dichiarato il presidente della provincia dell'Aquila e il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, per dare una risposta ai tanti utenti che lamentano l'impercorribilità di questa arteria stradale e alle numerose attività economiche presenti lungo questa arteria stradale. Abbiamo avuto delle risposte immediate dall'ANAS con date certe per la chiusura dei cantieri e riaperti temi importanti come il passaggio alla gestione di Anas della provinciale 88 ed acquisito la notizia che ci sarà un primo intervento della provincia di Sernia per evitare il passaggio nel centro urbano di Sant'Angelo del Pesco.